Lui. Sei tu? Grande. Non oggi. Ma tra qualche giorno la mia vita, chi l'avrebbe mai detto? Uno rocker, io sì, donne zero, quando mai? E invece ho avuto questo colpo di fulmine a un concerto, è successo. Tra qualche giorno mi sposo. È incredibile, si sposa, amici del convento di Lonato. Non ve l'ho, bellissimo, bellissimo. Non ve l'ho presentato, presentate, adesso non lo so, perché chiaramente è logico, chi stiamo intervistando. È con noi Raffaella Carrà. Ciao Raffaella. Ciao! E ormai sono un po' fuori carriera, però sono ancora una soubrette di un certo livello. Infatti, sì, no. Si nota, non vorrei offendere, però insomma ti sei un po' lasciata andare, se ci vede, ti è cresciuto qualcosa. Quindi non sono neanche la metà di un quarto del mio secolo. Si vede qualche pelo che esce di qua e di là, però. Anni 80, 70, 60, 50. Parlaci un po' di questa svolta metal di Raffaella, come mai hai scelto questo, il chiodo, il nero, cioè cosa ti ha portato a questa svolta così trasgressiva? Burzum! Il tuo nuovo album? No, il mio nuovo amoroso. Ah, come si chiama? Burzum! Mamma mia, da dove viene? Città di Galera, Norvegia! Norvegesi! Black metal! Norvegese, addirittura, e come hai fatto a trovarlo a Norvegia? È lui? No, suonava le mie. Ah, ok, è lui? La sua maglietta, bellissimo! E come vi siete conosciuti? Uscito dal carcere, ero lì che ballavo, e detto I love Raffaella from Italy! È lui! E haben consentito svanzo with Smith to fiche! Incredibile, e adesso quindi avvertiamo il nostro gentile pubblico che cambierà la tua più grande hit di successo da Come bello far l'amore da Trieste in giù diventerà Come bello far l'amore da Norvegia. No, beh, da Oslo in giù, quindi. Oslo in su! Ah, in su, perché adesso ha cambiato anche direzione. Tutti i terroni sotto Oslo. Ah, sotto Oslo tutti i terroni, attenzione, dichiarazioni importanti da parte di Raffaella. Hai anche, vero, hai imparato la breakdance anche in tutto questo. Ho visto un po' di movimenti robotici. Sì, un po' modernizzata in questi ultimi anni. Questi giovani gli piace ballare un po' così. Cioè, già le qualità da ballerina c'erano, adesso insomma le sono mantenute, no? Certo, ma io ho fatto tutto nella vita. Allora, per chiudere, il tuo segreto, come rimanere in forma nonostante l'età che passa, il tempo che passa, come riesci a rimanere così in forma, così snella, così insomma sportiva anche, no? I tall boy, ragazzi giovani. È quello il trucco, avere... E droghe leggere. No, quelle, a me, tipo, no, diciamo, non parliamone. Vino beh. Buono. Ah, vino buono, quello serve, quindi toy boy e vino buono, questo è quello che serve. Vuoi mandare un saluto a tutti i tuoi fan? Vi amo, ciao da Raffaella, squirting per tutte le donne. Ok, è stato bellissimo Raffaella Carrà con noi, dal convento di Lonato è tutto, un saluto da Master Nick.